Ho detto all'inizio di stagione che questo sarebbe stato l'anno zero proprio perché abbiamo ringiovanito la rosa, l'abbiamo variegata con tanti nomi nuovi e quindi sarebbe stata la stagione nella quale avremmo visto cosa effettivamente il nuovo management avrebbe potuto realizzare a livello di risultato sportivo. Iniziare da Fabio Grosso, un allenatore che non aveva mai allenato in categorie professionistiche, sino agli ultimi arrivi, giocatori semi sconosciuti che però hanno dato prova di essere validissimi. Volevo chiudere questa premessa ricordando a tutti che quest'anno noi chiudiamo con una rosa di proprietà di ben 30 giocatori. Una rosa di proprietà con dei nominativi, non faccio ovviamente nomi, li conoscete meglio di me, con delle professionalità di altissimo profilo e che sicuramente hanno irrobustito lo stato patrimoniale di FC Bari. Come mi ha sempre detto il direttore Sogliano, vincere non è facile. Chiunque dà per scontato, pur avendo uno squadrone che può vincere il campionato, può vincere la partita a prescindere, perde in partenza. Il campionato di B è pieno di insidie. Pieno di insidie perché è lunghissimo e ha questi meccanismi finali di playoff e playout, dove le squadre si trasformano, cambiano. Ebbene, io ritengo che noi abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. E dobbiamo essere fieri e orgogliosi del lavoro svolto dal direttore, dall'allenatore e da tutti i nostri ragazzi. Come finirà? Lo vedremo. Sicuramente disputeremo i playoff, ma per uno strano caso, che sicuramente è strano, di cui posso anche sciorinare adesso le date, però forse posso agganciarmi a qualche vostra domanda, ci vede in una coda che nessuno poteva aspettarsi, anche perché i calendari sono stati varati il 28 marzo e questi calendari possono essere modificati soltanto con una delibera di assemblea di Lega. Quindi nessuno avrebbe mai potuto immaginare che una forzatura mai vista avesse potuto spostarli a 2 giorni dalla disputa. Parlo dei playoff. Ovviamente io vi dico che non parlerò assolutamente di vicende giudiziarie, perché sportive o non sportive che siano, non ritengo di poter essere la persona giusta per poter dare valutazioni o dare indicazioni. Io posso soltanto, e vorrei veramente chiudere qui questo argomento, posso soltanto rimarcare l'incredulità da parte mia e di pochissimi altri presidenti di B, oltre che altri addetti ai lavori, su questa decisione di spostare i playoff, tenendo conto che un legittimo,
e mai messo in discussione potere di controllo, di deferimento e di giudizio. Deve tener conto degli interessi, delle esigenze sportive e tener conto della circostanza che ci sono 3 gradi di giudizio. 3 gradi di giudizio che non possono esaurirsi in una settimana, a meno che, come tanti amano fare, tanti pavidi giustizialisti condannano già quando si tira fuori un articolo chiunque venga additato come colpevole. E allora questo potere della stampa e di chi la utilizza in modo perverso esiste da sempre, quindi è un diritto acquisito, la democrazia, nessuno, non ho opinione a riguardo. Però quando parliamo di regole e giustizia formale che deve essere rispettata, io ritengo che sia folle che i 3 gradi di giudizio previsti dalla normativa, in qualsiasi giudizio, che sia civile, penale o della giustizia sportiva, i gradi di giudizio sono 3, si possa ipotizzare che spostando i playoff, l'inizio dei playoff, stranamente i playout non interessano a nessuno, perché voglio dire, poi dall'ottava in giù, forse è tutta merma, boh, non lo so, altra cosa riguardosa, nessuno può ipotizzare che 3 gradi di giudizio possano concludersi, nonostante questa accelerazione mai vista, un'accelerazione che è impossibile non pensare che non dia serenità, sia giudicati che giudicanti. Stranamente, in questa situazione kafkiana dell'Assemblea del 21, eravamo soltanto io e il commissario Del Foggia a tentare di portare un po' di criterio in questa Assemblea, che è di tutto parlato, tranne che degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ma questo verrà ampiamente e documentalmente, puntualmente fornito a voi dalla stampa e dalla TV, perché non può finire qui. Organizzare... C'è qualcuno che si è incazzato o no? Organizzare, posso andare avanti oppure? Organizzare delle riunioni di consiglio nelle quali si parla del Bari e non invitare il presidente del Bari, ma invitare il Cittadella, è vergognoso. E l'ho detto pubblicamente. E quello che è stato fatto dopo ribadisce che i nostri diritti di informazione sono stati calpestati. Nessuno mi ha avvisato di queste ipotetiche istanze per accelerare questi giudizi. Noi avevamo chiesto il giudizio immediato il 15. Nessuno ha voluto bleffare, nessuno ha voluto portare, come si dice nelle nostre parti, alla lunga le decisioni, nessuno. Il Tribunale ha deciso consapevole di quello che vi dicevo prima, che ci sono 3 gradi di giudizio, che il caso, viste le richieste della Procura federale, doveva essere analizzato con serenità, con documenti acquisiti, visionati. Ecco perché è la Procura che ha determinato questo slittamento. È la Procura che ha fatto presente al Tribunale che c'erano i playoff. Il Tribunale, in tutta
onestà intellettuale, ritengo, conscio di quelli che sono mediamente i tempi, li fece, fissò questo 1° giugno, consapevole che sarebbe passata almeno una mesata per arrivare a un giudizio definitivo. Penso. Mi fermo qui, ma voglio evidenziare che questa società ha sempre pagato le tasse. Nessuno si può permettere di dire, di scrivere, che questa società non ha pagato le tasse. Le tasse di FC Bari sono qui, nei bilanci, nei cassetti fiscali. Qui sono i bilanci certificati dal nostro revisore. Noi abbiamo pagato oltre 2 milioni di euro. Io parlo della FC Bari, nata nel 2014. Questa società ha pagato sempre tutte le tasse, imposte dirette e indirette. Ha pagato 2 milioni di IVA, oltre 2 milioni di IVA fino all'ultimo esercizio, ha pagato oltre 1 milione di euro di IRAP, perché nonostante questa società abbia perso negli ultimi 2 anni oltre 10 milioni di euro, ha pagato le tasse anche sulle perdite, perché in Italia funziona così. Ha pagato regolarmente i contributi, ha pagato regolarmente il personale, ha pagato regolarmente tutti i fornitori. Qualche settimana fa ho pagato una fattura del 2014 di un tizio che aveva sponsorizzato un cliente, qualcosa del genere. Ogni tanto salta fuori qualcuno, perché è così. Quando si entra in un management di una società già costituita, bisogna fare in modo di capire poi cosa è successo prima. Noi, grazie al cielo, abbiamo soltanto 3 anni di vita. E quindi ritengo che dopo questi 2 anni e mezzo di gestione Giancaspro, i conti sono abbastanza chiari e sono sotto controllo. Sicuramente c'è stata qualche tensione finanziaria, ma vi ribadisco che questa società ha perso 2 milioni il primo anno, 8 milioni il secondo anno e 5 milioni il terzo anno. Questi circa oltre 16 milioni li ha ripianati il socio di maggioranza che ha salvato la società il 22 giugno 2016. Ha salvato perché in assenza di ricapitalizzazione la società non si sarebbe iscritta al campionato. Il mio piano di risanamento continua. Ho impostato delle attività strategiche di grande levatura a livello di partnership commerciali italiane ed estere. Questo grazie alla Bari, perché noi abbiamo tifosi sparsi in tutto il mondo. Io non posso fermarmi. Io devo, nonostante tutto il fango che comunque qualcuno si permette, alla luce anche di questi numeri, si permette di continuare a buttare, ovviamente senza tirar fuori la faccia. Io continuo per loro, io continuo per i nostri tifosi di Londra, di Lussemburgo, continuo per i nostri tifosi di New York, i nostri tifosi argentini, dell'Australia, per tutti coloro che noi non vediamo mai,
a parte i 40.000 che avremmo avuto ieri. Sarebbe stata una festa meravigliosa, finalmente, a parte l'incasso. Frustrati, anche in questa nostra legittima, nostro legittimo diritto e aspettativa. Ma loro no, loro mi hanno scritto tutti coloro che sarebbero stati davanti alla TV. In merito agli striscioni, onestamente non li ho visti personalmente, li ho visti in TV, ho visto insomma delle cose vi ripeto, se non mi sentissi a capo di un'armata biancorossa fatta da tantissimi tifosi, probabilmente avrei mollato. Che non ho chiesto a nessuno di accettarmi per forza. Ho investito quei denari di cui vi ho parlato prima, e se la massa, la maggioranza, un domani dovesse gradire una mia fuoriuscita, io non posso obbligare chi non mi ama a essere a capo dell'armata. Se vuole la mia opinione da tifoso, io ragionevolmente sono striscioni messi da qualche ultra dalla Nord, perché sono loro nel bene e nel male. Io voglio bene a tutti loro. Io li posso capire. A volte le notizie infondate, distorte, possono esagerare gli animi. Sicuramente non ce l'ho con chi, colto dalla rabbia, abbia poi scritto quelle cose lì. Sono convinto che non è vero quello che hanno scritto. Non è vero che non abbiamo pagato le tasse. Esiste nei libri contabili, esiste nei cassetti fiscali. E quindi sono informazioni distorte che hanno avuto. Circa il fatto di essere un morto di fame, probabilmente lo diventerò se continuo a investire in questo club. Per il momento riesco quantomeno a far mangiare tutti coloro che aspettano che io paghi gli stipendi. Io mediamente mangio una volta al giorno, quindi anche fra qualche anno non riuscirò a raggiungere questo obiettivo, cioè morire di fame. Al limite potrei scegliere un altro sistema. E per quanto riguarda l'ultima domanda, guardi, io non voglio, ho detto che non voglio parlare di, non ritengo giusto parlare di giudizi in corso. Volevo soltanto sottolineare che le iniziative sono messe, una serie di iniziative, con finalità diverse da quelle di ottenere giustizia, sono messe in pratica da una persona che ha lo 0,63% azionario, che crea impresa a impegno. Per capire cos'è il pegno, non è una proprietà piena, perché un terzo ne è proprietario. E quindi, poiché il sistema giuridico dà dei diritti anche a chi ha le azioni pegnate, io continuo ad avere giustamente ad ascoltare il socio di minoranza che ovviamente vuole delle spiegazioni, fa rimostranze. Però voglio dire, sotto questo profilo è una cosa che non è legittima, quindi, però penso non siano queste le finalità. Perché la giustizia, quando uno invoca l'autorità giudiziaria è per vedersi rivendicati, attribuiti dei diritti, ma siccome il primo che vorrebbe
sotto il profilo squisitamente patrimoniale, rientrare nel proprio pegno, che quindi se c'è un pegno c'è anche un debito di chi è stato pegnato. Quindi, qui sono io, quindi spero che prima o poi la giustizia mi ridia e liberi questo pegno.